Ciao a tutti, bentornati qui sulla Coronella. Allora, è un po' che non gioco con questa mappa qua. Ho dato un'occhiata veloce prima di iniziare a registrare perché non ricordavo benissimo quello che c'era da fare, ma effettivamente eravamo fermi, avevamo finito di raccogliere l'erba, quella roba lì. Ho subito un po' visto cosa c'è da fare e cosa non c'è da fare. Nel frattempo ho dato un'occhiata anche qui, che qua il tipo qui vende gli animali. Qua cosa c'è? La coronella compra vendita del ganado. Vabbè, quello che è. Allora, abbiamo finito anche di seminare, il che significa che dovremmo passare il rullo. E visto che questo è fermo qua, andiamo a comprare, o per meglio dire, andiamo a passare subito il rullo prima che mi fa la prima fase di crescita e poi non posso passarlo più. Dopo dovremmo comprare anche il rullo, quello per l'erba, perché uno dei campi che avevo seminato con l'erba. Prova a tenerlo così che prova a tirar fuori, vediamo se riesco prima di seminare, vediamo se riesco a raccogliere un altro po' d'erba. Allora, qui questo ha bisogno del rullo, no? Sarchiatore rullo. Sarchiatore per adesso non è che mi interessa tanto. Passiamo il rullo. Ok, allora, poi avevo venduto un qualcosa, avevo anche riempito l'imbottigliamento, l'imbottigliatrice, come cacchio si chiama, con l'olio, così che imbottiglia tutto l'olio e dovrei andare a vedere anche come si è messi, perché effettivamente non... Portato lì sì tutto l'olio, ma non ci ho dato poi un'occhiata alla vendita quanto roba riusciamo a tirar fuori e quanto vale, per meglio dire, quando è il periodo giusto per andare a vendere tutto. Quanto vale lo so perché è il doppio dell'olio normale, imbottigliato, ci andiamo a guadagnare il doppio. Che è già qualcosa, allontaniamoci un pelo da queste cacchio di recinzione qua, che è una bella rottura. Devo pure vedere se devo passare anche se dopo che ho passato il rullo devo passare anche il sarchiatore. Perché non mi ricordo neanche se ce l'ho il sarchiatore. Adesso do un'occhiata agli attrezzi. Tanto dobbiamo andare a comprare il rullo, quello per l'erba, così che almeno recuperiamo subito una... Così dice, una fase di crescita prima di andare avanti e saltare subito marzo, così che recuperiamo un po' di tempo. Questo ho deciso di farlo a mano. Qualsiasi cosa farò su questo campo qua, la maggior parte delle cose le farò a mano perché questi pali qui mi hanno un po' rotto. Oh, qui c'è. Abbiamo lasciato un po'.
Vabbè, un po' non fa niente. Allora ho deciso, faccio io. Tanto per fortuna, o per sfortuna, non lo so, è piccolino e non ci vuole tantissimo, dai. Allora, ho 80.000, devo vedere anche se c'è qualche missione da fare, così che recuperiamo qualche soldo. Ma la cosa più importante adesso è aspettare che l'olio prenda il prezzo giusto. Beh, per fortuna è bello largo, facciamo anche presto. Però nel frattempo potrei prendere anche... Facciamo così che nel frattempo andiamo a comprare cura piante. Ci avevo dato un'occhiata perché non mi ricordavo se ce l'avevo, infatti non ce l'ho. Compro questo con le gomme, queste. Scelta, non possiamo scegliere. Direi che va bene. Acquista, sì, questo lo acquistiamo perché serve sempre. Aspetta che prendiamo un tractor. No, qui, aspetta, quanti cavalli mi servono? 140, vabbè, allora va bene anche questo. Mi risparmio un po' l'altro. Qua mi serve... Devo fare il pianotto. Allora, se non sbaglio, qui c'era... Qui c'è. Allora, qua cosa devo fare? Devo comprarla io o devo riempirla? Ah, cacchio, qua la devo riempire, non posso comprarla. Peccato. Devo passare dal rifornimento. Che devo passare dal rifornimento. E prendere anche un po' di diesel. Oh, cacchio, guardavo da un'altra parte e non mi sono accorto qua. A proposito, qui come si è messi con... ...13% e qua dovrebbe essere un pelo più avanti, 34%, vabbè, ok. Ci passo da qui. Allora, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere qua un rifornimento vicino. E infatti lì. Allora, ci vado adesso perché dopo... Allora, speriamo che non ci rovina. Per fare il pieno. Quando ci andranno? 100 litri, vediamo un po'. Non ho di più. Wow, fare il pieno 550 litri. Ma quanto cacchio è questo coso grosso?
ci andranno mai 500 litri in un trattore, ragazzi. Questo è un po' non è proprio realistico al 100%. No, aspetta. Non riesco a capirlo. Allora, è quello sotto 70 litri. 70 litri ci può stare. Quanto abbiamo pagato? Cacchio, non mi ricordo, non l'ho visto. Vabbè, è uguale. Ormai è andata. Secondo me sono i 70 litri. Quel 5,50 lì è irrealissimo. Cioè, non, completamente non ci sta. 70 litri ci può stare, sì, quello sì. I 70 litri sono al 100% reali. Racca trota. No, no. Ma che cacchio. Ho sbagliato pulsante. Questo è il clacson. Vabbè. Allora, qua glielo facciamo fare al nostro amico. No, di sicuro non parti da qui. Posizione nel campo qua. Apri. Tiriamo via sti tre. Ne diamo anche 4 dal centro. Ok. Può andare anche bene. Ok, allora. Parti dal primo punto. Vai. Aspetta che tiro via anche sto coso perché a me dà un po' fastidio. Va bene, allora, qua tanto non viene seminato per adesso, perché qua ci voglio mettere la colza. La colza, se ne parla, secondo me, fra un paio di mesi. Vediamo se sono sicuro. Sì, colza se ne parla qua. No. Sì, colza qui. Se ne parla in agosto. Vediamo se io qua, in questi mesi qua, riesco a tirar fuori un altro po' d'erba che mi può servire benissimo. Invece... sugli altri campi andrò a seminare mais e girasole l'avevo fatto e semi di sola qui, di soia e prima, tanto vuole che infatti adesso cosa faccio? Che do questa cosa qua e do, ma non l'ho acceso, no, non l'avevo acceso, e dopo... andiamo a seminare. Dopo che ho fatto, dopo che ho passato il rullo in tutti i campi che ho seminato, andiamo a dormire. Vediamo un po'. Seminiamo. Nel frattempo vediamo come si è messi con il prezzo dell'olio. Andiamo a vendere. Vediamo se possiamo acquistare qualche altro campo già pronto per la raccolta. E piano piano andiamo avanti. La prossima cosa che voglio comprare è ho il campo, un bel campo, ho che non so adesso quanto costano, uno di un campo, cioè uno dei campi dove ci sono sopra le serre. Quella è una cosa che voglio comprare, ma non mi ricordo quanto costa.
Un difetto che ha sto rullo qua è che quando si abbassa e si alza ci mette troppo. Infatti io lo abbasso e non lo alzo più, perché altrimenti più il tempo che perdo che tutto il resto. Non so chi di voi ha visto la nuova funzione di CursePlay nell'ultima versione, cioè finalmente hanno introdotto la funzione che combatta i silos, quelli in trincea, quelli a biogas, finalmente, e dico finalmente, adesso manca solo quella per svuotare i silos, sarebbe anche una bella cosa avere anche quella funzione qua, ma per adesso ci accontentiamo di questa. Se qualcuno di voi vuole vederlo, ho fatto un video per come funziona questa nuova funzione, scusate il gioco di parole, ma è venuto fuori così. Adesso ve lo metto a destra in alto, se volete darci un'occhiata, è un piccolo tutorial dove vi faccio vedere come funziona. Qualcuno di voi non dovesse saperlo. È vero che sono arrivato un po' lungo con il tutorial, ma purtroppo ho avuto un po' di problemi con il PC e non ho un altro PC di scorta. Il problema, cioè, chi di voi ha due PC a disposizione per giocare? Secondo me, chi di voi conosce qualcuno, probabilmente quei youtuber che hanno 200.000 iscritti, una cosa del genere, avranno due computer e hanno anche un po' di capitale in più che possono sfruttare, o per meglio dire che hanno la possibilità di acquistare due computer, tenerseli da parte uno in caso di scorta per l'altro. Ma non è il mio caso, ragazzi, il che significa che ho avuto questi 4 giorni dove non ho avuto la possibilità di pubblicare nessun video, ma cose che capitano, purtroppo non posso farci niente, è successa così. Ok, allora questo lo metto quasi quasi già in posizione vicino all'altro campo che sarà il prossimo a essere seminato. Lo parcheggio qua, tanto il trattore non mi serve, il rullo neanche, perché sì, fammi vedere cosa ho seminato. Aspetta un attimo, non vorrei fare una cavolata. Allora, ho seminato questo, la fase di crescita, e ho seminato questo, ma questo addirittura adesso c'è dell'erbaccia sopra, ma io non dovrei avere, vediamo. Dov'è? Che cavolo, non ricordo mai dov'è. Dov'è il coso per le erbacce? Sarchiatore. No, l'ultima volta l'avevo preso in prestito, ma non ci penso neanche. Dopo farò magari in modo che ci passo con il coso sopra e me ne frego. Vediamo qua. Sì, una prima fase di crescita l'abbiamo avuta con questo. Allora, come è messo? pH buono, azoto ok, non c'è bisogno neanche di metterci, di passare del fertilizzante o che si chiama lì, della calce, va bene così. Faccio io bisogna risparmiare un po' di soldi, ragazzi, perché qui ne abbiamo pochi.
44.000 che non so. Allora, in base a certe mappe 44.000 sarebbero pochi. In base a certe mappe va bene, perché se penso che qui un campetto lo compro con 200-300.000, 44 non sono un po' pochissimi. Sì, ci sono quelli che 44.000 sono niente, perché sul campo costa 2 milioni. Ma qua i campi non costano tantissimo, le produzioni idem, che significa che 44 va bene. Possiamo fare quel bel giretto qua, così ci rimangono un paio di giri da fare esterni e poi questo l'abbiamo finito. Dobbiamo vedere anche cosa fanno le nostre mucche, ma mi sembra che dovrebbe essere tutto a posto. Una cosa che mi piaceva molto, ma molto di più, è in Farming Simulator 19, era quella cosa della Seasons, che se la tenevi qui per tot giorni, questa roba qua andava male. Invece qui adesso ce la troviamo sempre, e spariva dopo un bel po' di tempo, no? Invece adesso questa ce l'abbiamo qua e ce la dobbiamo tenere qui per un, fin quanto non andiamo a raccogliere di nuovo l'erba. Sarebbe bello avere un rullo di questi qua con anche la funzione fertilizzante, no? Cioè che sparge anche un po' di fertilizzante in giro, così che leggero leggero. Beh. Comunque, già che ci dà una mano cioè una fase di crescita, è già una bella cosa. Beh, qui un paio di giri abbiamo finito, poi vi tocca fare l'altro campo d'erba e poi abbiamo dato. Bene, posto. Che significa che facciamo così, ragazzi? Allora, io mi finisco questo campo qua, mi finisco anche l'altro e noi ci vediamo alla prossima puntata, dove andiamo a seminare i due campi e vediamo un po' cosa altro e ci tocca fare. Vediamo anche come si è messi con l'olio, se riusciamo a vendere olio e metterci un po' di soldi in saccoccia. Ragazzi, appuntamento al prossimo video con la coronella. Salutone, ciao.